La Grande Guerra e il Motorismo è il titolo dell'evento per ricordare i 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale e gli 80 anni dalla fondazione della Scuola di Guerra Aerea, un evento organizzato dal Club Moto d'Epoca Fiorentino e dalla Commissione Cultura ASI, in collaborazione con l'Istituto delle Scienze Militari e Aeronautiche. Il primo obiettivo dell'ASI è diffondere la cultura e qui ce n'è a iosa. Oltre ai mezzi esposti abbiamo anche degli appassionati, ci saranno dopo le relazioni della Commissione Cultura che veramente valorizzano il nostro compito, perché il nostro compito è appunto quello di diffondere, di avvicinare sempre più persone a questo mondo fantastico del motorismo storico. Un evento che testimonia l'utilizzo delle più importanti e prestigiose case motociclistiche degli anni 10 e che furono impiegati nella Grande Guerra dalle forze armate. Dalla belga FN 350 alle Triumph modello H e Roadster, dalla bicilindrica Royal Enfield 1000 con il sidecar, alle blasonate americane Harley Davidson. L'utilizzo di questi mezzi fu determinante per le comunicazioni di importanti dispacci che potevano cambiare l'esito di una battaglia. Autista di motociclette si vede dallo stemma che veniva applicato sul braccio. Prima Guerra Mondiale la divisa da medico, praticamente da infermiere medico. Divisa da portaordini della Prima Guerra Mondiale. Divisa da ufficiale dei servizi di sanità militare, maggiore medico. Soldato semplice, artiglieria della Prima Guerra Mondiale. Questa è la divisa del mio nonno, che fece la 15-18 come colonnello. Gli 80 anni dalla fondazione della Scuola di Guerra Aerea ci ricordano come dalla produzione militare si sia sviluppata quella civile, fino alla conversione alla fine degli anni 40 alla motorizzazione delle due ruote. Dal bombardiere Piaggio P108, la fortezza volante, alla Vespa Piaggio che ha rivoluzionato la mobilità degli italiani, dai velivoli dell'aerotecnica Caproni al motociclo Capriolo 125, dall'aerotecnica Macchi all'aermacchi Scooter modelli Ghibli e Zefiro, alla famosa MV Agusta, azienda elicotteristica e nelle due ruote vincitrice di innumerevoli trofei legati al nome di Giacomo Agostini. Cos'è che ti colpisce di? La diversità tra le moto di un tempo e quelle di ora. Una mostra che ci ricorda le nostre radici storiche per poter pensare a come vogliamo il nostro futuro.